di linea amico storico della famiglia Compiano interviene sugli ammanchi, un'onta incancellabile per la città, dice. Su Rete Veneta il documentario sul Vajont, a Longarone il governatore Zaia chiede risorse a tutela del territorio, al premier Letta. Paradiso Ligo, marito violento, i carabinieri gli sequestrano i fucili da caccia a scopo preventivo, l'operaio ritenuto pericoloso. Mogliano, ratti e spazzatura nel condominio dei disperati, 144 appartamenti da mesi in precarie condizioni igienico-sanitarie. La storica merceria ai due pomi sfrattata, mobilitazione di massa di trevigiani e turisti, centinaia le firme della petizione. Domani dalle 10 la messa dalla chiesa di Lancenigo di Villorba, località da conoscere tra fontane, la storica villa Angaran. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione del nostro notiziario. In apertura ancora il buco alla NES, inchiesta che rischia di allargarsi e di diventare uno scandalo WikiLeaks in chiave trevigiana. Così lo sceriffo Giancarlo Gentilini, amico storico della famiglia Compiano. Allora il servizio di apertura di Anna Maria Parisi. Compiano è colpevole comunque? Beh, certamente gli ammanchi sono reati e quindi la colpevolezza è certa. Gentilini, amico storico della famiglia Compiano, sostiene che nei 20 anni di amministratore, in qualità prima di sindaco e poi vice sindaco, non ha mai sentito alcuna voce su questa storia degli ammanchi, però aggiunge: credo che queste cose non succedano da parte di una persona unica, ma c'è sempre un corollario di persone. Per Gentilini, dietro gli ammanchi, nomi e cognomi di persone note e sconosciute, facenti parte di una lunga catena, ipotesi che prenderebbe corpo nel momento in cui, per lo sceriffo, è impossibile due sole persone possano aver creato un buco di 100 milioni di euro tra soldi spariti, debito con il fisco e con i fornitori. Io ho il sospetto che ci fosse un'associazione per delinquere, perché io credo che una persona o due persone non siano in grado di mettere in atto questo marchingegno. Per Gentilini e Luigi Compiano, persona anche fin troppo riservata, e visti i beni sequestrati, gli quasi 500 tra auto, moto e yacht, una persona malata, affetta da manie di grandezza. Persona conclude che lo ha tradito, il perché è presto spiegato. Perché io ho messo sempre al primo posto del mio programma la sicurezza della città e dei cittadini, e quindi anche delle loro sostanze. E vedere che questa fiducia è crollata miseramente è stato un colpo mortale. Oggi a Longarone, per i 50 anni del disastro del Vajont, il premier Enrico Letta e il governatore Luca Zaia, che ha chiesto garanzie per la tutela della sicurezza del territorio. Questa sera e domani su Rete Veneta un documentario sul disastro. Vale la pena di ricordare che siamo qui a ricordare la morte di 1910 persone, un terzo delle quali mai sono state ritrovate, un terzo mai riconosciute, come ci ricorda il sindaco. Persone che hanno vissuto questa tragedia assieme ai loro familiari e ai molti superstiti che ci sono stati. La storia della Polizia di Stato ci dà un quadro di cosa è accaduto in quella notte. Il 9 ottobre del 1963 alle 22.39. Comincia così l'intervento del governatore del Veneto Luca Zaia a Longarone per la chiusura delle celebrazioni 50 anni dalla tragedia del Vajont. A Longarone anche il presidente del Consiglio Enrico Letta, cui Zaia ha chiesto maggiori interventi sul territorio contro il dissesto e di farsi da portavoce al Consiglio dei Ministri. La necessità di vedere messa in sicurezza la mia gente, i miei veneti, i 5 milioni di veneti, investendo 2 miliardi e 700 milioni di euro. Io le chiedo di portare in Consiglio dei Ministri questa voce. La difesa del territorio è la nostra priorità, così il premier Letta, che ha annunciato stanzierà quei 50 milioni di euro per la protezione civile, soldi frutto della vendita degli aerei di Stato. Con Zaia e Letta anche il capo della polizia, Alessandro Pansa. Al corpo di polizia di Stato conferita la cittadinanza onoraria, furono proprio i poliziotti a lanciare per primi la richiesta di soccorso. Il ringraziamento che do poi va ai rappresentanti della nostra amministrazione qui presenti, che all'epoca si sono a titolo personale
e impegnati in questo evento. Stasera e domani su Rete Veneta il film documentario è realizzato dalla nostra emittente con i protagonisti della tragedia, in onda oggi alle 21.05 e domani a partire dalle 15. Ciclista investita da un'auto nel pomeriggio verso le 15 a Vittorio Veneto in via Celante. Siamo alla cronaca, la 45enne del posto è stata travolta a quanto pare per una precedenza non rispettata da parte dell'automobilista, un operaio, anche lui vittoriese. La ciclista è stata ricoverata con un trauma cranico in osservazione all'ospedale proprio di Vittorio Veneto, non sarebbe in pericolo di vita, sul posto per gli accertamenti la polizia locale. Rimaniamo nel Vittoriese a Farra di Soligo, dove a un marito che si è dimostrato violento sono stati sequestrati in via cautelativa i due fucili da caccia. Insulti, spinte, botte alla moglie che alla fine non ce l'ha fatta più e lo ha denunciato. Ieri i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto hanno proceduto al sequestro cautelativo di due fucili da caccia a un operaio di 59 anni di Farra di Soligo. Un soggetto ritenuto pericoloso, spesso ubriaco, che proprio quando beve diventa violento, come ha testimoniato la moglie. I due figli ormai grandi abitano fuori casa. Negli ultimi mesi la situazione è diventata insostenibile. A marzo il primo intervento dei militari dell'arma di Col San Martino, chiamati dalla figlia, ma in quell'occasione la madre aveva minimizzato. Il tentativo di tenere celata la verità quanto più possibile è estremamente comune nelle donne che sono vittime, ma nello stesso tempo spessissimo non vogliono farlo sapere al di fuori di quelle che sono le mura domestiche. Tuttavia, quando si arriva a determinate situazioni, l'unica evoluzione che purtroppo è immaginabile è solo negativa. A luglio era stata proprio la vittima a chiamare i carabinieri. Le statistiche nazionali dicono che addirittura l'87% dei femminicidi viene compiuto con armi. Al marito violento i fucili da caccia sono stati ritirati e la licenza revocata è una delle possibilità che la legge sui maltrattamenti prevede. Da tempo stiamo curando questo particolare aspetto, tenuto conto che abbiamo avuto negli ultimi anni numerosissimi episodi di mogli o compagne che sono diventate vittime proprio con le armi che erano legalmente detenute da parte dei compagni o dei mariti, o perché calciatori o perché tiratori sportivi. Ha oscurato la telecamera di videosorveglianza del giardino di un'abitazione di Morgano per poi entrare in casa e portar via una bicicletta in sella alla quale ha tentato di fuggire. Alcuni ragazzi lo hanno visto, lo hanno inseguito cercando di bloccarlo e uno di questi, un minorenne, è stato spinto a terra dal ladro, fermato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri che passava di là. L'episodio ieri sera, il ladruncolo, che è un 18enne di Vedelago, incensurato, è stato arrestato per rapina aggravata e oggi rimesso in libertà, vista la giovanissima età e lo stato appunto di incensurato. Cambiamo argomento, notte dei senza dimora, quella che sta per calare su Treviso, che molti, in segni di solidarietà con i senza tetto, trascorreranno all'Addiaccio a San Zeno. L'iniziativa, in concomitanza con la giornata internazionale per l'eliminazione della povertà indetta dall'ONU, è giunta a Treviso alla terza edizione, gazebo e flash mob in piazza, poi la notte all'aperto contro l'emarginazione. E da una povertà all'altra, quella dei migranti che tentano l'attraversamento del Mediterraneo, alla luce delle ultime tragedie e del dibattito sul reato di clandestinità, siamo andati a sentire cosa ne pensano i trevigiani. La clandestinità non è più un reato. Preferirei non rispondere, guardi. Perché? Perché non trovo proprio giusto questo. Un po' di severità ci deve essere. Non le piace questa nuova legge? Niente, è tutto. Io sono dell'avviso che tutti siamo esseri umani e che quindi tutti abbiamo diritto. Però bisogna, va gestita da chi è predisposto a farlo. Cioè va gestita meglio e va regolarizzata, secondo me. Io sono contraria, perché non hanno voglia di lavorare se vengono qua. Poi vengono qua in Italia sperando di trovare qualcosa di meglio e poi si accorgono che alla fine poi c'è la malavita che interviene e quindi se li accalappia per inserirli nella malavita. Povera gente, vengono qui a morire e poi gli diciamo che devono andare in prigione, no? Siamo tutti clandestini a nostro modo, quindi poi evidentemente è sempre una cosa politica e quindi su questo fatto poi non se ne può sapere più nulla. Cioè, favorevole? Beh, diremmo sì, anche no, perché nella parte dove manca
l'ha data istruzione sia politica che per i popoli di altre origini. Il clandestino è come un naufrago, a terra ma un naufrago. E ora a Mogliano, perché le nostre telecamere sono state chiamate a documentare la situazione di un condominio da 144 appartamenti che da 3 mesi è senza gas e in condizioni igienico-sanitarie, lo vedrete, davvero precarie. Guardate le immagini che documentano questa situazione ormai insostenibile. Immagini che raccontano da sole la situazione del condominio di via Ragusa a Mogliano. È la zona degli scarichi e questi buchi non sono di nutrie ma di una vera e propria invasione di pantegane ai piedi delle abitazioni. 144 mini appartamenti, tutti ammobiliati, in gran parte chiusi e di fatto abbandonati. In 40 continuano a viverci dentro, nonostante da 3 mesi non ci sia più acqua calda e relativo riscaldamento centralizzato. Ci è stato detto che c'è un buco, che c'è gente che non paga. Che poi è l'eterno problema dei condomini con spese importanti in comune, solo che qui è ingigantito dai numeri e relativi debitori, con risultati al limite della disperazione per chi continua a viverci pagando regolarmente. Nel mese più freddo perché si è rotta la caldaia, poi per mancato pagamento hanno staccato la luce. E quindi addirittura non avevamo neanche l'acqua. Una vita in trincea, al limite della sopravvivenza. Si riscalda l'acqua e sul fornello elettrico, perché noi qui non abbiamo gas, riscaldiamo l'acqua e ci laviamo come possiamo. Inoltre, da tempo gli appartamenti sfitti, vuoti, sono pieni di scarafaggi e su questa cosa è già intervenuto a suo tempo anche l'UNS. Ora, oltre alle condizioni igieniche precarie, si somma il blocco dell'ascensore al 6° piano, con gli inquilini ai piani superiori, alcuni cardiopatici, costretti a farsela a scale. Visto da fuori, sembrerebbe quasi un caso di mobbing condominiale. Noi abbiamo cercato più volte di incontrarsi con il proprietario e questo quasi sempre rifiuta gli incontri per sistemare la situazione. Noi insistiamo, assieme al sindaco, di avere un incontro su tutta la problematica, perché si tratta non solo di una questione di un singolo, di pochi singoli, ma si tratta che la questione è diventata sociale. 150 confezioni di generi alimentari sequestrati dai vigili urbani di Treviso questa mattina in un negozio di via Oriani. La gran parte dei prodotti finiti sotto sequestro sono di provenienza cinese e sono risultati privi dell'etichettatura in lingua italiana. A eseguire il provvedimento gli agenti del nucleo di polizia commerciale, che ha eseguito un controllo a tutela dei consumatori. Sequestrati circa 100 kg di merce, tra cui pasta, riso, patatine, sughi e salse. Per alcuni prodotti, in assenza degli ingredienti e della denominazione commerciale, gli agenti non sono neppure stati in grado di individuare genere e specie. Il commerciante era già stato sanzionato 2 anni fa per la medesima infrazione. Restiamo a Treviso con la battaglia dell'antica merceria I Due Pomi, che non vuole lo sfratto e ha indetto una petizione che sta raccogliendo davvero centinaia e centinaia di adesioni. L'affetto dei trevigiani che passeggiano davanti a quelle vetrine ormai da 170 anni, ma anche di tanti turisti stranieri sconcertati nello scoprire che rischia di sparire un negozio con alle spalle una così lunga storia. Pagine e pagine di firme e messaggi per chiedere che l'antica merceria I Due Pomi di Piazza Monte di Pietà a Treviso non chiuda per sempre i battenti. L'immobiliare, proprietaria del palazzo che fa capo all'industriale delle cucine Carlo Archiutti, ha ottenuto dal tribunale la sentenza di sfratto. Il titolare del negozio ha avviato da un paio di settimane contro questo provvedimento una petizione e i risultati non hanno tardato a venire. Non pensavo avesse un successo così, anzi sono stato stimolato a farla perché molti miei clienti me lo chiedevano proprio: faccio una petizione. Non ci credevo, l'ho fatta e devo dire veramente che sono contento, soprattutto anche per la gente non di Treviso, anche la gente che viene da fuori, qualsiasi tipo, neanche fosse italiana, francese, ho avuto molta gente, sono proprio contento dell'affetto che dimostrano. Le firme saranno consegnate al sindaco Giovanni Manildo, il titolare dell'antica merceria spera ancora di non essere mandato via. Facciamo qualcosa prima che sia troppo tardi, dice, per non avere poi dei rimpianti, ma se proprio I Due Pomi dovesse chiudere, chiede almeno che i locali che hanno ospitato la bottega per quasi 2 secoli mantengano il loro aspetto originario.
un restauro conservativo e non un restauro completamente buttando via tutto. Cioè io credo che bisognerebbe conservare piuttosto che distruggere per fare delle cose che poi, come vediamo, sono vuote dappertutto, perché i negozi restaurati nuovi durano qualche mese, forse un anno. Collegamento domani mattina dalle 10 con la chiesa di Lancenigo di Villorba per la consueta trasmissione della Santa Messa, una località particolare per le sue sorgive e per le tante ville tutte da ammirare. Lancenigo ci rimanda alle Lance ed è probabilmente un valoroso lanciere longobardo che si deve il nome di questa località. Siamo alle porte di Treviso, in uno degli scenari naturalistici più belli e meno conosciuti. Qui la violenza del cemento non è arrivata come in altre parti e gli edifici sembrano mimetizzarsi tra il verde che in questi giorni d'autunno inizia a colorarsi di rosso e di giallo. La storia di questa terra e di questa comunità ruota attorno a due chiese, quella di San Sisto, la più antica, e l'attuale dedicata a San Giovanni Battista. Chiesa importante perché sede foranea, alla quale dipendevano diverse parrocchie, ma nello stesso tempo chiesa di campagna, con quel campanile a punta che sembra quasi una matita rivolta al cielo. Qui l'orizzonte torna piano ed è un piacere per gli occhi stanchi di muri fatti da appartamenti che delimitano l'andare cittadino. Qui si torna alle strade con le erbe ai lati, quando addirittura al ciottolato polveroso d'estate e fangoso d'inverno, che però richiama i giochi da bimbi con la rincorsa di rane saltellanti o del verde svolazzante delle lucciole nella calura serale. Godersi Lancenigo e prendersi del tempo, rallentarlo un po' per scoprire le polle delle fontane bianche. O, passo dopo passo, vedere dietro i cancelli che normalmente scorrono via veloci nel vivere quotidiano la bellezza di ville come questa. È Villa Angaran delle Stelle, forse la somma tra storia, bellezza e amore per questo luogo. Qui dietro c'è il Bugildoro, la grande polla d'acqua pura che dà vita al fiume Melma. Qui c'era un castello, del Piovensano, inespugnabile non per le muraglie ma per i canali attorno che lo rendevano un'isola. Facile immaginare che Stella fosse la dama di questa piccola corte, oggi edificio veneziano, abbellito dalle maioliche dei Gregori, sapienza nella cottura e nella trasformazione della crea in piastrelle e mattoni. E come questa villa, molte altre sono da scoprire, magari tra una pedalata e l'altra, anche se in questa fetta di tempo che ci ritagliamo, l'occhio vorace può saziarsi di questo orizzonte di campagna trevigiana, bello e senza tempo, come un'opera del Ciardi, che sembra ricordarci il giusto tempo dell'universo rispetto alla frenesia inutile del nostro umano andare. Rete Veneta continua a farvi vincere i biglietti omaggio per le fiere di San Luca, oggi altri tre vincitori, tra cui Lorenzo, che alle fiere di San Luca porterà i suoi bambini, e allora il piccolo Alexander di Conscio, che alle fiere predilige invece il Brucomela, e un altro telespettatore ancora, i cui genitori nel 1987 si sono conosciuti proprio alle fiere. Grazie ai loro simpatici messaggi hanno vinto i biglietti. Continuate a spedire le vostre frasi, le foto, e da quest'anno potete partecipare anche con i tweet e i post su Facebook. Per i vostri sms prendete nota del numero che vedete in sovraimpressione, il 340 3218 798, e ricordatevi naturalmente di firmarli con il vostro nome. A tutti a questo punto buona fortuna. Vi ricordo questa sera alle 21.05, lo abbiamo citato durante il notiziario, lo speciale Vaillant, l'eco del fango, realizzato dalla nostra emittente. Domani mattina alle 9 il Santo Rosario, a seguire la parola del Signore, alle 10 la Santa Messa dalla Chiesa di Lancenigo, alle 13.20 Idea Formazione, alle 15 potrete rivedere il documentario sul Vaillant, l'eco del fango, alle 17.50 e infine l'appuntamento con Agricoltura. È tutto, io vi auguro una buona serata e una buona domenica. Arrivederci.